Che tipo di impatto avrà la nuova fase espansiva intrapresa dalla BOG a livello globale? Il primo meeting della Banca Centrale Giapponese, presieduto dal nuovo governatore Kuroda, è stato un evento di portata storica. Sono state annunciate le misure più espansive mai intraprese da una banca centrale dei G4 in un solo appuntamento. Misure così importanti sono inevitabilmente destinate ad avere un effetto dirompente sia sull'economia reale che sui mercati finanziari, sia sulla scena domestica che su quella internazionale. Dal punto di vista dell'economia reale, acquisti di titoli effettuati a un ritmo di 7,5 trilioni di yen al mese, che vuol dire 75-80 billion di dollari, sono tantissimi. Ci confrontiamo con gli 85 billion di dollari della Federal Reserve, ma l'economia giapponese è il 40% di quella americana, quindi l'impatto è significativamente superiore. I canali di trasmissione all'economia reale saranno quelli standard, quindi aumento della quantità di moneta, calo dei tassi di interesse reali e soprattutto svalutazione della divisa. Ma l'impatto probabilmente più forte sarà quello legato al cambiamento delle aspettative degli operatori sul mercato finanziario. Del resto il mercato azionario giapponese è salito di oltre il 60% senza che venisse comprato un solo yen di titoli e ovviamente l'impatto positivo sulla fiducia degli attori del sistema economico. Sulla scena internazionale ovviamente non sbagliamo semplificando la situazione immaginando che le misure intraprese dalla BOJ sono semplicemente destinate a innescare una svalutazione competitiva della divisa, quindi chi soffrirà di più saranno i competitors diretti del Giappone sul mercato globale, in particolare Taiwan, Corea e Germania. Se concentriamo l'analisi sui mercati finanziari, occorre considerare che gli acquisti della BOJ assorbiranno il 160% dell'offerta netta di titoli del tesoro giapponese, un numero questo che si confronta con il 51% della Federal Reserve americana. Pensate, è chiaro che si creerà un effetto spiazzamento della domanda degli investitori privati, che saranno spinti verso strumenti più rischiosi come le obbligazioni societarie, i titoli azionari domestici e anche potenzialmente titoli esteri. Questa è la grande domanda, è il nocciolo della questione, quello su cui il mercato si sta interrogando nelle ultime settimane. Cosa compreranno i giapponesi con quel mare di liquidità? In particolare, ovviamente, per noi che siamo in Italia, la domanda è: compreranno i BTP, compreranno i periferici? La risposta non è nota, sappiamo ovviamente che tradizionalmente i giapponesi preferiscono strumenti senza rischio, a maggior rating, però è chiaro che il miglioramento del sentiment generale, una fase di maggiore propensione al rischio, non può che essere positiva anche per i titoli di Stato italiani. Sul fronte BCE invece cosa bisognerà attendersi e come questa può aiutare il collocamento del debito italiano? L'adozione di misure così aggressivamente espansive da parte della BOJ ha, diciamo, puntato i riflettori sul fatto che la Banca Centrale Europea è l'unica che in realtà ha un bilancio in contrazione e di oltre il 15% da luglio 2012, quindi è l'unica che di fatto non sta adottando misure aggressivamente espansive. In realtà durante l'ultimo intervento effettuato, durante l'ultimo meeting della BCE, Draghi ha sottolineato che il quadro macro è meno costruttivo rispetto a quanto precedentemente sostenuto e i rischi di deterioramento aumentano, ma ha anche sottolineato che, ahimè, la BCE ha a suo arco sempre meno frecce. La BCE ha fatto moltissimo finora. Con la concessione di liquidità al sistema bancario a lungo termine ha affrontato i problemi della liquidità e del funding del sistema bancario. Con l'OMT ha compresso in modo sostanziale il premio a rischio convertibilità e migliorato le condizioni di finanziamento per gli stati sovrani. Ma ahimè, tassi più bassi sui BTP non hanno significato condizioni di finanziamento migliori per consumatori e imprese nel nostro paese. La sostanza qual è? Probabilmente otterremo un nuovo taglio dei tassi, giustificato probabilmente da un rallentamento dell'economia core che è più marcato di quello che ci si aspettava, ma non è di un nuovo taglio dei tassi ufficiali che l'area euro ha bisogno. L'area euro ha bisogno che i tassi ufficiali già bassi si trasmettano all'economia reale attraverso una ripartenza del ciclo del credito.
L'area euro ha bisogno che il meccanismo di trasmissione della politica monetaria, in altri termini, ricominci a funzionare. E per questo Draghi ha sottolineato con forza che la BCE ha bisogno della collaborazione di altri attori. Governi, banche centrali nazionali e agenzie sovranazionali come la Banca Europea degli Investimenti sono stati espressamente citati. I governi perché intraprendano misure strutturali volte a stimolare la crescita, il problema dei pagamenti arretrati della pubblica amministrazione è stato espressamente citato. Le banche centrali nazionali perché si ritiene agevolino la concessione di liquidità al sistema bancario attraverso un'espansione del collaterale, però anche qui non è dando alle banche più liquidità che diciamo le si stimola a fare credito. Hanno già avuto molta liquidità in passato, ma il credito non è ripartito. Quello che forse è più importante e necessario in realtà è togliere rischio credito dai bilanci delle banche, perché più liquidità in un contesto in cui i requisiti sul capitale si fanno sempre più stringenti e il quadro macro in deterioramento non va nella direzione di agevolare la concessione di credito. Da questo punto di vista le soluzioni possibili sono tecnicamente un pochino complesse, si parla della possibilità di attivare dei meccanismi di cartolarizzazione dei crediti bancari in cui le tranche più rischiose potrebbero essere acquistate o si potrebbe immaginare una garanzia, un assorbimento delle perdite proprio da parte della Banca Europea degli Investimenti o del Fondo Salva Stati. Però ahimè, qui si ritorna nel campo delle discussioni politiche e purtroppo i tempi non saranno brevissimi, ma questa è la direzione in cui bisogna muoversi, ristabilire il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria.